Ciao a tutti e benvenuti alla prima video intervista di lifeintravel.it. Per iniziare in bellezza, oggi parleremo con Jiru Min, uno dei viaggiatori più originali che conosca, e gli faremo qualche domanda riguardo il suo modo di essere, ma soprattutto il suo modo di viaggiare. Ciao Jiru Min, sappiamo che sei un viaggiatore un pochino diverso dagli altri. Talvolta viaggi a piedi ed altre volte con mezzi più o meno particolari. Ci racconti come hai costruito la tua fantastica graziella e quanto tempo ci hai impiegato? L'idea di viaggiare con una graziella ci pensavo da un po'. Un giorno ho trovato un paio di bici, proprio un paio di graziele buttate via e mi sono detto: queste le porto a casa. E le ho portate a casa. Pensavo che prima o poi una l'avrei sistemata. E le ho tenute lì per un po', a dire la verità, per qualche anno, finché un giorno mi sono deciso e mi sono messo al lavoro. Cosa ho fatto? Ho smontato completamente una bici, controllando ogni singolo pezzo, ho controllato il telaio, il manubrio, i pedali, i dadi, i bulloni, la catena, anche ogni singola sfera dei cuscinetti, perché volevo che, pur essendo del materiale vecchio, fosse del materiale garantito. Volevo essere sicuro di avere un mezzo col quale potevo veramente andare in giro. Molti pezzi li ho sostituiti con altri di recupero da altre bici. Ho evitato comunque il più possibile di comprare pezzi nuovi perché volevo che fosse comunque un mezzo povero, comunque un mezzo molto essenziale. Ho sempre cercato uno stile molto essenziale per questa bici. Non ho rimontato i parafanghi, non ho rimontato il carter della catena perché in viaggio sono scomodi in caso di problemi, danno fastidio se devi cambiare una gomma, se devi sistemare i freni, se devi mettere a posto la catena. Anche le bici da corsa e le bici da montagna oggettivamente non ce li hanno, per cui le ho tolte anch'io. Qualcuno mi ha anche dato dei consigli, c'è cioè chi ha insistito affinché mettessi il cambio, magari dentro il mozzo posteriore. Qualcuno mi ha detto metti i freni a disco. Io non l'ho fatto perché non ne ho sentito l'esigenza. In seguito, dopo il primo viaggio, ho fatto qualche modifica, ho aggiunto il freno a pedale, ho messo una ruota anteriore del BMX, ma più per gioco che per necessità. Ho dovuto però ricostruire il carro posteriore perché si era spezzato col tempo e con lo sforzo al quale era stato sottoposto. Continuando per un attimo a parlare della Goat, perché l'hai dipinta di rosso e non di blu o giallo o magari a strisce? Il colore è molto importante per una bici così, è forse la prima cosa alla quale ho pensato. Io non ho scelto un restauro vintage, non ho scelto colori originali, anche se qualcuno mi aveva consigliato di farlo magari usando il verde pistacchio, che è un colore classico per una bici così. Non ho cercato scritte originali, perché so bene che per come uso io la bici le avrei rovinate subito, avrebbero avuto vita breve. Ho scelto quindi il rosso perché è un colore che uso molto per l'abbigliamento e per l'equipaggiamento, che uso in montagna piuttosto che in lunghi cammini o nei viaggi. È un colore visibile su molti sfondi di vario colore, risalta sul marrone del terreno arato, risalta sul giallo del campo di grano, risalta sul verde di un prato, di un pascolo. Avrei potuto usare il giallo o l'arancione, sono altri due colori interessanti, però sono due colori che tendono facilmente, appena si sporcano, a perdere la loro vivacità originale. Quindi sono andato in colorificio per comprare una vernice di fondo antiruggine e una vernice per colorare, proprio per dare proprio il colore alle bici. Ho dato un'occhiata ai vari rossi disponibili e ho visto una lattina con la scritta Rosso Corsa. Mi sono detto questo è il colore per la Goat e ho preso quello, il Rosso Corsa. Dove e come organizzi i tuoi viaggi? Dedichi tanto tempo alla preparazione o ti affidi alla buona sorte, Giromini? Di solito un giretto in bici lo organizzo mentre preparo la bici e il carrello. Sono esperimenti che spesso ricomincio quasi da capo.
Il viaggio con bici come la Goat e il VTT dipende molto dalle possibilità del mezzo. Se la bici non offre grandi prestazioni in salita, devo tenere in considerazione che dovrò spingerla parecchio, magari camminando per diversi chilometri. Bici e carrelli sono pesanti e ingombranti, non sono facili da portare in treno, per cui cerco sempre di fare viaggi che mi consentano di partire da casa o di tornare a casa stando in sella. Fino ad ora con la Goat e con il VTT ho cercato di muovermi su itinerari conosciuti che si stanno sviluppando. Mi piace l'idea del viaggio che comincia uscendo di casa per essere già in viaggio. In Italia ci sono tante cose da vedere e tante esperienze da vivere anche vicino a casa. Oggi ci sono percorsi che si stanno sviluppando e che meritano di essere valorizzati. Le vie dei pellegrinaggi, l'argine maestro del Po. È lì da decine di anni e solo da poco si sta cercando di valorizzarlo come ciclovia. Se si vuole promuovere l'uso della bici, penso sia giusto fare cose a portata di tutti. A volte è più stimolante vedere che qualcuno ha fatto qualcosa vicino a casa, magari con un mezzo un po' strano, piuttosto che vedere viaggi ai confini del mondo che pochissimi riusciranno a fare o si potranno permettere. E come organizzo i viaggi? I giri in bici li organizzo così, mettendo sul tavolo la chiave del 13 e la carta d'Italia. Sono i due strumenti che uso di più. Ci dici tre cose che non lasceresti mai a casa durante un viaggio sulle due ruote? Prima di tutto non lascerai mai a casa gli attrezzi e le camere d'aria di scorta. Purtroppo con le vecchie bici gli attrezzi ne servono di più rispetto a quelli previsti per una bici moderna. Non sono bici che si smontano con una sola brugola. E oltre a essere tanti, questi attrezzi pesano. Porto anche qualche pezzo di ricambio, maglie della catena, pattini dei freni. Poi porto pago, nasco da pacco, nasco isolante, filo di acciaio e anche degli elastici robusti ricavati da vecchie camere d'aria. Con la Goat porto anche due copertoni di scorta. La prima volta che li ho portati pensavo che fosse uno scrupolo eccessivo, ma poi sono serviti e sono stati determinanti. Nel percorso verso la riandanza è scoppiata una gomma il terzo giorno di viaggio, poco prima di Pavia, e una è scoppiata il quinto giorno, in Val Nure. Si sono squarciati proprio i copertoni, per cui se non avessi portato quelle di scorta mi sarei trovato a piedi. Un'altra cosa che uso sempre è il casco, va sempre indossato. Porto poi il necessario per vedere, ma soprattutto per farmi vedere. Un gilet riflettente, metto una bandiera arancione all'asticella in fibra di vetro sul carrello, leggo una bandiera arancione anche al manubrio. Oltre alle luci per la bici porto una torcia frontale e gli stick luminosi, quegli stick usa e getta che restano accesi per diverse ore. In caso di bisogno li appendo all'asticella della bandiera e mi rendono molto più visibile al buio, anche se faccio il possibile per evitare di muovermi al buio, perché muoversi al buio con la bici è molto pericoloso anche con tutte le luci possibili e immaginabili. Ti trovi meglio a viaggiare con il carrellino o con le borse? Non mi sono mai preoccupato di fare un confronto serio. Con le bici tradizionali ho fatto qualche giro con le borse agganciate al portapacchi, ma non ho mai viaggiato con il carrello agganciato a una bici tradizionale. Il carrello l'ho usato solo con la Goat e con il VTT. Non ho mai provato un carrello di quelli in commercio, quelli che ho usato li ho costruiti io. Il carrello consente di portare più cose, più ingombranti, più pesanti. Forse influisce meno sull'equilibrio della bici di quanto facciano le borse. Credo però che si possa fare una distinzione fra i diversi tipi di carrello. Il carrello due ruote è più stabile, influisce meno sull'equilibrio della bici, ma è più ingombrante e questo fatto lo penalizza su strada, dove si convive con gli altri, soprattutto auto e camion.
I carrelli monoruota sono di modelli diversi, quelli che portano il bagaglio su un pianale posto fra la ruota del carrello e la ruota della bici e quelli sui quali si montano le borse della bici tradizionali a cavallo della ruota. Non avendo provato quelli in commercio non posso esprimere opinioni, posso fare delle ipotesi. Forse quello con il carico fra la ruota del carrello e la ruota della bici ha il baricentro più basso e quindi è più stabile, ma è più lungo e quindi più ingombrante. L'altro, quello con le borse a cavallo della ruota, è meno stabile perché ha il baricentro più alto, ma l'insieme bici carrello è più corto. Ecco, un'altra cosa alla quale magari non si pensa quando si sceglie un carrello è lo scodinzolamento. Il carrello tende a scodinzolare. Questo dipende dalle ruote, dal tipo di aggancio fra bici e carrello e dalla velocità. Più si va veloci, più il carrello rischia di scodinzolare. E il carrello a due ruote è più stabile, mentre quello a una ruota tende a scodinzolare decisamente di più. È un aspetto che va considerato con attenzione quando si sceglie il carrello. È importante perché influisce sulla stabilità della bici e si rischia veramente che il peso del carrello che scodinzola influisca negativamente sulla stabilità della bici e quindi influisce molto sulla sicurezza. Con la Goat, col VTT, viaggi comunque in tutte le stagioni. Abbiamo visto delle foto dell'autunno scorso che ti ritraggono lungo la ciclovia del Po immerso nella nebbia. Non è più difficile viaggiare nelle altre stagioni? Perché non ti concedi più giorni magari nel periodo estivo? Soprattutto per una ragione essenzialmente pratica, non sempre ci si può muovere nella bella stagione, in estate o nella tarda primavera. Poi perché credo che il bel viaggio non sia solo con il bel tempo, non sia solo con le condizioni meteo più comode, più favorevoli. Quella Non lo so, proviamo, che adesso chiamiamo proviamo a brutta contattarlo. stagione offre proposte più originali. Bisogna però cogliere gli aspetti particolari della stagione stessa e bisogna essere preparati ad affrontare le condizioni avverse se si manifestano. Le avversità non sono un problema, spesso vengono considerate una sfida, ma a me non piace considerarle sfide, io preferisco considerarle occasioni. È chiaro che una stagione diversa chiede anche la voglia di mettersi in gioco in condizioni avverse. So che forse può sembrare un ragionamento contorto, ma si può dire che una stagione diversa offre un viaggio diverso. Io vivo quasi a cavallo del 45° parallelo e credo che sia una fortuna quella di poter vivere quattro stagioni. Molti preferirebbero solo l'estate, ma a me piace vivere le diverse stagioni e penso che sia molto bello poter gustare le diverse stagioni. Beh, non possiamo non essere d'accordo con te alla fine. Quest'anno proveremo anche noi a viaggiare da ottobre in poi, quindi nella stagione autunnale. Beh, speriamo di non trovare la nebbia come hai trovato tu. Però dai, magari non per tutti i giorni, magari un giorno ci sta anche. Ma volevo chiederti un'altra cosa riguardo le tue bici. Viaggiare con una Goat, una vecchia Graziella o una bici degli anni 50 come è il VTT non è un po' limitante? Perché non viaggiare con una bici normale? Come tutti, insomma. Mi muovo anche con bici normali, non vivo in un'altra epoca e non sono affatto contrario alle bici moderne, non combatto contro la moderna tecnologia, anzi, sono ben felice che ci siano soluzioni sempre nuove. Una vecchia bici è limitante, bisogna capire cosa si intende per bici limitante. Una bici moderna offre maggiori prestazioni, consente di arrivare più lontano, di fare meno fatica, di portare più equipaggiamento, offre anche più garanzie, più sicurezza. Più sicurezza nella frenata, più stabilità, meno guasti. Sono tutte cose vere. Ma io non ritengo che una vecchia bici sia limitante. Ritengo che proponga un viaggio diverso. Se dovessi partire per un viaggio lontano da casa, sceglierei una bici più affidabile. Ma il viaggio più lungo fatto con la Goat è stato di circa 700 km. A dire la verità non ero molto convinto di farcela, però sono riuscito ad arrivare fino in fondo e sono contento di avercela fatta. Beh, viaggiare con una bici d'altri tempi è sicuramente
un'avventura e un'esperienza che sicuramente ti aiuterà e aiuterebbe chiunque nel momento in cui poi si cambia e si decide di viaggiare con una bici classica, diciamo. Un'ultima domanda, Jirumin. Oltre che cicloviaggiatore, sappiamo che hai redatto anche una guida per camminatori. Ci dai qualche curiosità in più a riguardo? In viaggio ognuno ha il proprio stile e lo stile determina anche la preparazione del viaggio. C'è chi preferisce una cura meticolosa e chi si affida al destino, a ciò che può arrivare, a ciò che può capitare. Io però credo che la preparazione sia importante. Senza una buona preparazione si rischia spesso di ottenere ben poco, o magari si rischia anche di pesare sui compagni di viaggio quando ci si muove in gruppo perché non si è adeguatamente preparati e adeguatamente equipaggiati. In questo libro ho riunito molti appunti sul tema del cammino che ho raccolto grazie a esperienze personali, a tempo passato in viaggio, ma anche nei negozi di articoli da montagna o nei negozi di articoli sportivi per studiare i vari elementi dell'equipaggiamento che può servire a un camminatore. Ritengo che un viaggio si prepari in tre ambiti: tecnico, fisico e mentale. Il libro si concentra soprattutto sulla preparazione tecnica e si rivolge a chi vuole mettersi in strada sulle vie dei lunghi cammini, antichi o cammini che si stanno riscoprendo, ma anche sui classici sentieri in montagna. Oggi ci sono moltissime possibilità di scelta, i percorsi fra i quali si può scegliere sono veramente tanti, l'equipaggiamento è molto vario e spesso molto specifico, internet offre moltissime informazioni. Credo che un libro possa aiutare a farsi un'idea più chiara delle possibilità offerte oggi dal cammino. Grazie Jirumin per averci dedicato il tuo tempo e grazie a tutti per averci seguito in questa prima ciclo intervista. Continuate a pedalare e a seguirci su www.lifeintravel.it. Ciao!